L'Opeggio Medis concede il bis contro Pesaro e compie un passo lungo e ben disteso verso la salvezza. 81-68 il successo della formazione di Massimo Bulleri contro la Carpegna Prosciutti, ribaltando anche il meno 7 dell'andata, anche se in questo momento fra le due squadre ci sono ancora 4 lunghezze in classifica e tante dirimpettaie in una bagarra vera e propria da quota 18 a quota 14, che ha agganciato però anche Varese. Una Varese diversa decisamente da quella del mese scorso, cambiata dal punto di vista dell'impatto tecnico ed agonistico dal nuovo assetto con più stazza sotto i tabelloni. 46 punti totali prodotti dal trio Scola e Bunu Mors, in particolare il generale grande protagonista dell'avvio con 15 punti nei primi 12 minuti, alla fine sono 20, ma comunque sostanziosi nell'economia di una partita nella quale Varese ha dimostrato sicuramente di aver raggiunto nuovi e migliori equilibri nella gestione dei possessi offensivi. Non più solo triple per l'Opeggio Medis, condotta da un Tony Douglas importante, anzi decisivo, nonostante una serata da 9 punti, non sono serviti questa volta i suoi eroismi, a dispetto di un canestro determinante per respingere l'assalto di Pesaro nel finale, ricacciando a meno 9 i marchigiani, che erano riusciti a rientrare a meno 4. Una partita da 6 assist e una gestione efficace del possesso in fase offensiva, coinvolgendo con efficacia un Egbunu determinante sotto i due tabelloni. 10 rimbalzi e 4 stoppate per il centro nigeriano, ma 13 punti, di cui 11 nel terzo quarto, capitalizzando gli servizi dei compagni, non solo Douglas ma anche Luzier, comunque equilibratore con 9 assist a dispetto di 6 palle perse. Varese con qualche alto e basso di troppo comunque nell'economia della partita, dove aveva raggiunto anche 16 lunghezze di scarto nel quarto periodo, ma sicuramente sostanziosa nel reparto che era stato sicuramente il meno convincente nei primi due terzi di stagione, cioè in difesa. I 68 punti subiti sono il nuovo record positivo stagionale, ritoccando ulteriormente i 74 la settimana scorsa con Sassari, a pari merito con Brindisi e con le precedenti vittorie con Brindisi e Trento. Due vittorie consecutive in casa, la formazione di Massimo Bulleri non le aveva mai festeggiate, sicuramente un ottimo viatico in vista del turno di riposo. Settimana prossima Varese infatti sarà ai box forzatamente dopo il ritiro dal campionato della Virtus Roma, che ha lasciato 15 squadre in Serie A, preparando poi lo spareggio casalingo contro Trento, che però non è più l'unica squadra su cui fare corsa in casa biancorossa. A quota 14 comunque il gruppo è abbastanza folto, Varese c'è e dimostra davvero di avere un altro volto rispetto a quella della precedente la pausa per le attività nazionali.